Con le immagini che troviamo su internet per questa Coppa UEFA 72-73 ci spostiamo al secondo turno dove troviamo ancora l'Olympiakos, ancora la TV greca che ci trasmette i 4 gol del Tottenham contro appunto la squadra di Pireo, i 4 gol di Londra del 25 ottobre del 72 che stiamo vedendo con il primo gol di Pierce all'11esimo. Rivediamo il gol di Pierce, 11esimo, 1-0 per il Tottenham, come evidenzia anche questa grafica particolare. Maglia bianca ovviamente gli inglesi, che raddoppiano al 35esimo nel primo tempo. Gol di, qui la parata del portiere, il gol, dicevamo, di Chivers. Dovremmo vederlo fra un attimo. Colpo di testa in gol, 2-0 per il Tottenham. Rivediamo anche questa azione. Ottimo stacco del giocatore Chivers, almeno per quelle che sono le nostre statistiche. Gol di Chivers. Ci spostiamo nella ripresa, qui un'azione dell'Olympiakos in maglia a strisce verticali ovviamente. Ma recupera il Tottenham che andrà al 48esimo in gol con Coates. Il gol del 3-0, minuto 48. E si chiude questo festival del gol con il gol di Pierce, la doppietta, al 58esimo. Qui ancora azioni dell'Olympiakos. Guardate che gol che mette a segno Pierce, ma il gioco è fermo. Una parata del portiere dell'Olympiakos. E qui il tiro di Pierce di destro che si insacca nell'angolino. 4-0 per il Tottenham che chiude così questa gara di andata del secondo turno della Coppa UEFA 72-73. Πριν μπροστά άλλα παιχνίδια, ακόμη και αυτά τα σημερινά μεταξύ Manchester, Arsenal ενδεχομένως. Πολύ σπουδαίες ομάδες. Εδώ παρά το 4-0, η Tottenham έκανε προσπάθειες να πετύχει και πέμπτο γκολ. Εδώ κερδίζει ένα πέναλτι, το οποίο όμως θα αποκρούσει ο Παναγιώτης Κελεσίδης δύο φορές.